No, è l'occasione per pubblicamente dire con voi, anche attraverso, soprattutto attraverso di voi, insomma, che noi chiudiamo questa fase. La chiudiamo dopo un lungo, brutto periodo. Io non vorrei deludere nessuno di voi, ma qui non vi ho chiamato stamattina perché ho da gettare, diciamo, veleno, fango su qualcuno. Dobbiamo favorire un passaggio. La disponibilità del segretario provinciale a fare un passo indietro è nata dalla indisponibilità di tutti a muoversi dalle proprie posizioni. Io vorrei che questo fosse chiaro. E quelle posizioni. Che, come voi sapete, ormai da 6 mesi hanno determinato, senza voler ripercorrere e ricostruire i passaggi, ma hanno sostanzialmente determinato lo stallo, il blocco del partito. Quindi, quelle posizioni che voi sapete hanno prodotto raccolte di firme, richieste di assemblea, votazione della sfiducia poi bocciata il 14 dicembre scorso. Di lì in avanti, purtroppo non abbiamo registrato grandi progressi in termini di volontà a superare gli ostacoli e alla questione come si supera il problema dell'ingovernabilità del partito, voi sapete, io ho sempre detto che l'ingovernabilità del partito si supera restituendo la parola a quelli che sono legittimati a decidere chi rappresenta questo partito. Per cui da questa situazione politicamente se ne esce fuori andando a un congresso straordinario, un congresso anticipato, compatibilmente anche alle scadenze che ci sono. Poi, consentitemi questa parentesi, saranno le settimane a venire a suggerire un'accelerazione verso il congresso. Io da questo punto di vista ne sono convinto. Dovevamo evitare, io credo che questo sia un punto di condivisione acquisito da tutti, che una soluzione che potesse subentrare a un segretario eletto da un congresso dovesse essere un accordo tra le stanze di partito, o quelle di Avellino, quelle di Napoli o di Roma, cambia poco. Quindi il punto fondamentale è che si condivide, si conferma che l'obiettivo è quello di portare il partito al congresso. Come arrivare al congresso? Intanto, è stato evidenziato un po' da tutti, ma ho avuto modo anche di dirlo, c'era bisogno di un gesto del segretario per giustificare un congresso straordinario, altrimenti diventava anche in qualche modo incomprensibile nella normalità perché si arrivava a questo congresso straordinario. Quindi, io ho ritenuto di compiere questo gesto finalizzato a questo obiettivo fondamentalmente, quello di restituire, di riportare al centro diciamo, il protagonismo dei nostri iscritti e l'attenzione dei nostri elettori. Vi devo dire anche che cioè, ho avuto una preoccupazione costante in queste settimane, in questi mesi, che è stata quella della percezione, della visione, del nostro mondo di democratici, degli iscritti, degli amministratori, dei cittadini che non si sono dati ragione perché un partito, così all'improvviso, forse anche nel momento più cruciale, parlo appena dopo le elezioni regionali, dovesse piombare, e restare prigioniero in questa situazione qua. Io credo che questo ci comporterà un prezzo molto serio da pagare sul piano politico. Però una volta compiuti tutti i passaggi, una volta arrivato al 14 dicembre all'Assemblea di Capriglia,
All'indomani la prospettiva che si è aperta, al netto della pausa delle festività natalizie, diciamo, la prospettiva che si è aperta era restare tutti sulle proprie posizioni e quindi aprire come possibilità quella che magari gli oppositori, i contestatori avevano già immaginato, delineato, cioè una nuova assemblea provinciale, quindi ritornare a 4 mesi fa, ritornare di nuovo a quel clima, una nuova assemblea provinciale per approdare a quel risultato che il 14 dicembre non era avvenuto. Questo diciamo, abbastanza esplicitamente spiega che non è mai stato in campo la possibilità di un commissariamento di una segreteria provinciale che non era stata mai sfiduciata, altrimenti tutto questo tempo non si sarebbe consumato, diciamo, nella ricerca di soluzioni che erano difficili da far acquisire ai protagonisti sul territorio. Però a noi adesso interessa non quello che è stato, che si consegna alla memoria, all'esperienza, diciamo, al ricordo degli iscritti e dei protagonisti. A noi interessa, con questo gesto, togliere tutte le minime ombre e ogni piccolo alibi, ogni grande alibi che potrebbe esserci su questa vicenda, che poteva esserci su questa vicenda. Perché chi ha lavorato per la nascita di questo, chi ha contribuito alla nascita di questo partito, parlo del 2007-2008, non poteva però consentire che dopo tutto quello che è accaduto in 6 mesi si potesse anche minimamente pensare che la responsabilità di un'ulteriore fase di rovina del Partito Democratico Irpino dovesse essere attribuita esclusivamente al segretario o principalmente al segretario in carica. E quindi per togliere ogni ombra e soprattutto per eliminare ogni alibi, perché ho letto anche da qualche parte, qualcuno ha offerto addirittura la rappresentazione che qui una volta tolto De Blasio risolviamo tutto. E io non lo dico con ironia, lo dico con la speranza sincera che quello che c'è da risolvere si possa risolvere e si risolva presto, perché in campo non ci sono i destini personali di un segretario, di un gruppo dirigente. Qui abbiamo dei riflessi abbastanza evidenti anche nelle istituzioni che questa vicenda ha comportato, e voi lo sapete bene. Quindi io credo che da oggi in poi, da ieri in poi, da quel momento lì in poi, è fondamentale che noi ricostruiamo insieme le condizioni perché questo partito possa ritornare ad essere quello che per noi è stato anche nei mesi scorsi, negli ultimi 2 anni, un vero e forte protagonista della vicenda politica, sociale di questa provincia, con l'impegno che abbiamo profuso. Io da questo punto di vista voglio naturalmente ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, che hanno contribuito a dare, non dico solo chi poi è rimasto vicino al segretario, io ringrazio tutti quelli che hanno in questi 2 anni di esperienza della segreteria provinciale contribuito con le proprie qualità, capacità a qualificare un'azione politica che questa provincia io credo meritava, meritasse e meriterà ancora di più e meglio nei prossimi mesi. Quindi il mio auspicio è che, compiuto questo passaggio, noi possiamo, come vi dicevo, rimettere il partito nella condizione di essere quello strumento che serve ai nostri territori, serve alla nostra gente. Io ho avuto modo di riflettere come, ma questa è una condizione non del PD irpino, però è una condizione dell'Irpinia. Fermare il Partito Democratico per molti aspetti ha significato in questa provincia fermare la discussione politica, fermare il dibattito sociale, il dibattito culturale, anche perché, consentiteci questo piccolo, siamo riusciti in questi mesi, in questi anni, ad impostare un impegno politico che coinvolgeva organizzazioni sindacali, lavoratori, associazioni. Per cui è importante ritornare in questo contesto, è importante restituire un clima che sia degno di un partito come il nostro, che oggi ricopre responsabilità importanti, fondamentali anche in Regione Campania con il governo
della Regione Campania. Credo sia giusto che i nostri iscritti, gli amministratori, possano tornare a pensare a un PD che sia utile a questi territori, anche libero da una discussione ormai appesantita, incancrenita, come quella che ha condizionato questi ultimi giorni, le ultime settimane. C'è stato in queste ore anche chi mi ha posto delle domande, in particolare mi è stato chiesto chi è che ha fatto più pressione su di te. Quindi cambiamo il ruolo, faccio io il giornalista, mi faccio la domanda e mi do anche la risposta. E io ho detto che su di me chi ha posto più pressione è stata Marta e Giorgia, nel senso che la mia famiglia ha inciso nel momento in cui si è trattato di dire dedicaci un po' di tempo in più, e la metto così come battuta, non vorrei buttarla nel sentimentale, poi qualcuno dovesse magari ritagliarne. Io ho deciso questo gesto in assoluta scienza e coscienza, perché questo credo anche per il mio impegno era necessario fare. Quindi penso che non chiudiamo un'esperienza politica, apriamo una fase nuova, e io mi auguro che il PD possa andare incontro a affrontare le scadenze che ci sono con grande determinazione, con un ritrovato orgoglio di essere protagonista di questa vicenda. Questo era quanto. C'è una tempistica che vi siete dati per organizzare questo coordinamento, questo territorio? No, questo toccherà adesso alla segreteria regionale, vedremo con la segreteria regionale come affrontare la costituzione di un comitato di reggenza, di questo si è parlato, che ci porterà al congresso straordinario. I tempi li vedremo nei prossimi giorni. Un'idea che avete fatto, insomma, come potrebbe essere guidato? Dovesse scegliere De Blasio, come appunto organizzare questa fase? No, questa è sicuramente una fase complicata, ma io lo dico non con... Io mi auguro veramente che si abbiano la capacità e la disponibilità ad affrontarla bene. Io darò tutto il contributo che mi sarà richiesto perché il partito possa andare incontro a una fase costruttiva e risolutiva dei problemi che ha dovuto affrontare. Ma questo comitato di emergenza, più o meno, come sarà formato? Insomma, c'è qualche idea? E poi De Blasio... Guardate, per mettere d'accordo il Partito Democratico bisognerebbe mettere nel comitato di reggenza i 6-7 mila iscritti che ci sono dell'ultimo tesseramento, diciamo così. È una battuta. Io credo che, guardate, nel momento in cui mi si chiede, ed è giusto che lo si chieda al segretario provinciale, in carica, ho letto anche qualche dichiarazione stamattina, mi fa piacere che si metta in evidenza ogni tanto la realtà, perché le cose non erano scontate e non potevano essere scontate. Ma nel momento in cui si compie un gesto di disponibilità, poi ci si aspetta che altrettanto avvenga dagli altri. E in questo momento la disponibilità che ci si aspetta da tutti è quella di evitare che, tolto l'ostacolo, tra virgolette, se ne creino tanti altri ostacoli, ma non perché dobbiamo vedere chi l'ha vinta o chi vince o chi perde, ma perché se condividiamo che questo partito deve essere tirato fuori dalla condizione in cui si trova, è importante che ci sia un contributo da parte di tutti. Mettere insieme in un comitato di reggenza tutto il Partito Democratico per me significa mettere insieme fondamentalmente la volontà sincera di uscire da questa difficoltà. Poi ce ne possono stare 10, 100 o 1000, ma ne possono stare anche due che abbiano fondamentalmente questa intenzione.